I numeri che caratterizzano la Lega Calcio WISP di Livorno sono numeri importantissimi. Ne parliamo con Daniele Bartolozzi in occasione di questa presentazione che ha visto l'arrivo di tanti appassionati per capire che stagione parte. Partiamo dai numeri. Sì, partiamo dai numeri, vediamo qui tutta la serata con tutte queste persone che danno, oltre ai numeri, danno anche la conferma di cosa sono questi numeri. I numeri parlano di circa 180 squadre partecipanti all'attività ufficiale della Lega Calcio, i numeri parlano di più di 80 squadre nella collaborazione con la Valdera di calcio a 11 e circa 100 squadre per le attività infrasettimanali e una decina per l'over 35 del weekend. Ci saranno le strutture a disposizione, a cominciare da quella delle Cinque Querce, che rappresenterà un po' il fulcro, però non basta. Non basta, però per noi questa è una grossa novità perché comunque siamo riusciti per la prima volta ad ottenere come comitato WISP l'acquisizione di un impianto sul nostro territorio di Livorno con il quale garantiremo le attività a tutti coloro che hanno il piacere e la passione di giocare a calcio. Le Cinque Querce non saranno sufficienti, sfrutteremo, o meglio, cercheremo di farci aiutare ovviamente dalla nostra giunta comunale per quanto riguarda i campi del calcio a 11, le società che lo gestiscono e i campi ausiliari per poter fare le attività infrasettimanali. Abbiamo visto alla fine dello scorso anno la grande festa, la grande partecipazione. C'è voglia di calcio, di un certo tipo di calcio. Sì, infatti noi siamo molto vicini a chi collabora con noi, la grande festa sicuramente verrà replicata, anche perché è veramente stato un fiore all'occhiello per le nostre attività. C'è tanta voglia di calcio, di un calcio sano, di un calcio comunque amatoriale, di fare attività sportiva e su questo è il nostro punto di forza.